Mettersi in viaggio è sinonimo di nuove esperienze, avventure ed episodi bizzarri che diventano dei ricordi nella nostra mente. Quindi oggi per la rubrica degli appunti di viaggio parleremo di nuove cose che succedono soltanto quando si viaggia da soli. Incontrerai degli sconosciuti più gentili. La gentilezza degli estranei è qualcosa di cui ci si rende conto quando si cominciano a fare delle cose inusuali per noi e viaggiare da soli è sicuramente una cosa che apre le porte a ciò. Diventerai senza paura. Mettersi in viaggio da soli è come salire su una montagna russa piena di avventure e ti costringerà ad affrontare tutte le tue paure, dall'affrontare un ragno in casa all'andare al ristorante da soli. Diventerai più tollerante. Viaggiare insegna che ciascuno di noi è diverso, più parti del mondo esplorerai e più capirai che non esiste soltanto il bianco e il nero. Imparare dagli altri ci rende delle persone migliori e ci insegna ad apprezzare chiunque noi conosciamo senza pregiudizi e senza tenere conto delle differenze che ci possono essere. Perderai totalmente la cognizione del tempo. Viaggiare da soli significa libertà di fare quello che si vuole quando si vuole, quindi se hai voglia di mangiare, mangia, se hai voglia di bere, bevi. Diventerai un esperto del linguaggio dei segni. Quando parti da solo sviluppi una certa creatività e ti ritrovi a fare delle cose molto bizzarre per attirare l'attenzione della gente o per semplicemente spiegare il tuo punto di vista. Incontrerai quel ragazzo o quella ragazza. Quando viaggi da solo ti spingi oltre i tuoi confini ed è molto più semplice incontrare persone nuove e conoscere nuovi amici e magari si è fortunati da incontrare la persona giusta. Metterai in discussione le tue scelte di vita. Senza subire delle influenze esterne, essendo da solo, metterai in discussione le tue scelte di vita e capirai veramente che cosa vuoi. Imparerai a pianificare le tue spese. Quando devi sopravvivere soltanto con i tuoi risparmi, imparerai a gestire le tue spese e diventerai molto velocemente un esperto di budget. Sorriderai alle piccole cose. A viaggiare da soli si impara a notare ogni minimo dettaglio della vita e ad apprezzare quanto sia bello il mondo che ci circonda. Sono questi piccoli e insignificanti momenti che rendono meritevoli di essere vissuti anche in momenti più difficili. Si è soli ma felici e riconoscenti. Bene ragazzi, questo video si conclude qui, io spero che vi sia piaciuto, nel caso potete lasciare un bel like e potete anche iscrivervi al canale per averne altri. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguirmi nelle mie avventure. A breve partirò per un weekend, quindi potete seguirmi lì se volete sapere dove vado. Vi ricordo che se avete qualche consiglio o qualche cosa potete lasciare un commento, potete anche lasciare qualche domanda se ne avete. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!